Qual è la differenza fra legumi secchi e legumi scatola? Da un punto di vista nutrizionale non è che cambi molto. Se leggiamo gli ingredienti, ci sono ceci, acqua e sale. Quindi, tolto il sale, che tutto sommato potrebbe essere troppo, ma si risolve facilmente perché basta scolarli ed eventualmente addirittura sciacquarli, per il resto sono la stessa cosa. Quello che cambia però è il prezzo, adesso vi faccio vedere perché. Allora, questi ceci costano 4,35 euro al chilogrammo. Prima di tutto è sbagliato, perché 340 è il peso complessivo, ma lo sgocciolato è di 230 grammi, quindi il vero prezzo non è questo al chilo. Ricalcolandolo, il prezzo reale al chilo è 6,43 euro. I ceci della stessa linea, però secchi, costano 5,87 euro al chilo. A conti fatti sembra che i due ceci costino più o meno la stessa cifra al chilo, anche se abbiamo dovuto correggere lo strafalcione del prezzo al chilo calcolato sui ceci non scolati, che questo non si fa. Ma la verità è che ci manca un fattore correttivo ancora più importante. Un chilo di ceci secchi ci dà 3 kg di ceci cotti. Un chilo di cece secco, che costa circa 6 euro, corrisponde a 3 kg di ceci in scatola, che costano quindi intorno a 19 euro. I ceci in scatola costano molto, ma molto di più. Ecco la vera differenza. E buon appetito a tutti.